turismo, balneare, settore, congressi, questi i temi trattati dal ministro del turismo Daniela Santanchè, che a Firenze ha aperto la convention annuale di Federcongressi. Per noi l'ha seguita Sara Polica. Il ministro del turismo Santanchè viene salutata con un caloroso applauso dalla platea della convention nazionale di Federcongressi che si tiene oggi e domani a Firenze. È qui che il ministro ricorda il bando da 1 miliardo e 380 milioni varato dal governo per le strutture ricettive, comprese quelle per i congressi, uno dei settori cardine del turismo nazionale. Porta flussi di grande qualità, porta investimenti e qualificazione delle strutture, delle infrastrutture e genera impiego. Un settore turistico che è tornato a crescere dopo aver sofferto più di altri negli anni della pandemia. Mi auguro, ma ho abbastanza certezze, che il 2023 sia l'anno del sorpasso del 2019. E non poteva mancare un intervento sulla questione dei balneari e la querela sulle concessioni che secondo la direttiva Bolkestein dovrebbero andare a gara. Dobbiamo trovare questa interlocuzione con l'Europa e fare capire le specificità che abbiamo noi in Italia, che non si può fare di tutto un'erba in fascia.